Andiamo in casa Lazzaro, con noi il direttore Gangemi. Buonasera direttore, ben trovato. Buonasera a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori. Direttore, in un campionato dove tanti concordiamo e concordano che gli scontri diretti sono importanti, oggi è la vittoria da 6 punti? Sì, diciamo, possiamo dire di sì, anche perché è avvenuto in un modo che meritavamo la vittoria, quindi ci prendiamo questi 3 punti che alla fine, come ha detto lei, valgono 6 punti per la fine del campionato. Oltre questo, immagino anche che la vittoria possa dare morale, anche per appunto dare ulteriore corpo alla classifica che ancora vi vede in zona bassa, però immagino che ora si prospetta una settimana un po' più tranquilla, perché è la prima vittoria di questo campionato, quindi forse si va a liberare anche un po' la testa. Sì, è la prima vittoria, l'aspettavamo da tanto tempo, tanti episodi sono stati sfavorevoli, però questa vittoria fa morale e niente, ora col mercato diciamo di dicembre avremo qualche rinforzo, quindi miriamo ad uscire dai bassi fondi della classifica. Quindi sostanzialmente sarà il mercato a dare le ultime risposte per provare a mettere in tranquillità la seconda parte di stagione. Sì, abbiamo già messo, diciamo, abbiamo già 3-4 elementi che faranno parte della nostra rosa, quindi speriamo che tutto vada per il meglio. Tra l'altro, guardando la classifica e quindi con i suoi dati, forse il problema maggiore è in attacco, perché tutto sommato aver subito 12 gol per una squadra che si trova nella vostra posizione ci può pure stare. Siete anche tra le migliori difese della parte bassa della classifica. Sono quei 6 gol che sdicono un pochettino, quei 6 gol segnati. Sì, il reparto difensivo diciamo che ci sta dando grande sicurezza per essere una squadra da, tra virgolette, da bassi fondi della classifica. Che lotta per la salvezza, più carino sì, così. Lotta per la salvezza e niente, l'attaccante purtroppo quest'anno avevamo un attaccante che per cause di infortunio, motivi di lavoro è venuto a mancare, e quindi niente, ci stiamo adattando un po' con centrocampisti o e altri tipi di giocatori che ci fanno da attaccanti, quindi ora col mercato di dicembre speriamo che arrivi in casa nostra la punta.